Fratelli rossoneri, amici rivali di YouTube, buongiorno, 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 dai che giovedì, dai che giovedì, su ragazzi, dai che giovedì, la 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 la. Allora, tante belle notizie, innanzitutto mi scuso, so che mi avete scritto in tanti, ho visto, asta la parola, comunque hai dato che facevi la live ieri sera. Ragazzi, ieri è venuto, ieri pomeriggio, è andato via a luna di notte, siete qua fino a luna di notte, poi un altro ragazzo anche del bar, il mio amico Alessandro, che saluto tanto, veramente è stato un enorme piacere conoscere, intanto vabbè ci vediamo per il raduno il 21 anche, che è venuto qua. Non mi sembrava carino fare una live comunque con il mio ospite qua nel bar, quindi cioè, scusatemi, però prima do precedenza a chi mi viene qua a trovare, comunque ci mancherebbe altro. Abbiamo tanto tempo per fare la live, tanto poi per dire che cosa, che l'Inter ha perso, c'è ancora il ritorno, che magari ce la pigliamo ancora nel culo, che li vediamo andare in finale. No, stiamo cauti e quieti e niente, stiamo belli abbottonati, stiamo. Ieri godo che l'Inter ha perso, ovviamente, scusatemi, non me ne volete cugini, però voi avreste goduto al mio posto, quindi non è che vi può sempre andare tutto bene. Cazzo, il Napoli, corsaro di Ringo, è andato a vincere a San Siro, però ripeto, c'è ancora il ritorno, mi avete inondato di messaggi, God. Ragazzi, con l'Inter quest'anno, che è un anno per loro magico, che hanno una, comunque una gran squadra, non è mai finita fino alla fine, devo andare a San Paolo, che sarà una bolgia, perché sarà lo stadio a semifinale di Coppa Italia, che sarà pieno così, l'ultima occasione che hanno per salvare la stagione, quindi comunque per l'Inter sarà durissima, a mio modo di vedere, capito, però pensiamo alla nostra di stasera, che è importante, ok? Perché basta solo guardare gli altri, guardiamo noi stessi anche una volta tanto. Oggi allora, vi dico la giornata di oggi, innanzitutto sottolineo ancora il raduno il 21 marzo, mi avete scritto in tanti già su via email, per chi ha Instagram, alex.restelli-84, c'è un ragazzo pure che mi sta aiutando, Alessandro, mi sta aiutando praticamente per organizzare il pullman e tutto. Quando abbiamo il numero, non vi chiederò un euro prima, perché quando raggiungerò il numero di persone, allora pagheremo il pullman e partiremo, capito? Almeno non so se prendere il pullman da 30, 40, 50, 20, 100, che cazzo è. Torniamo a noi, allora. Parliamo di stasera, innanzitutto vi dico già il calendario di oggi. Video adesso, video oggi pomeriggio che carichiamo la squadra, post Milan-Juventus la sera. Se dovessimo fare una gran partita, faccio anche oltre al post partita, faccio anche la live, faccio tutte e due stasera. Se dovesse andare bene, se no sarò incazzato come una iena, è meglio che non la faccio. Allora, giochiamo davanti a 70.000 persone, 70.000, 70, mi hanno detto che sono 70.000 persone stasera. Una partita fondamentale per il proseguo della nostra stagione. Io dico una cosa, ragazzi. Allora, se questa partita la interpretiamo come abbiamo interpretato il derby, quindi senza paura, che li andiamo a pressare, e la Juve va molto in crisi quando viene pressata, perché l'ho visto anche col Verona, li aggrediamo, ok? E entriamo in campo per giocare a pallone senza paura, secondo me possiamo veramente mettere in difficoltà. Dobbiamo fare la prestazione del derby, però ancora meglio, ancora migliore, perché questi qua sono anche più forti dell'Inter. Indi per cui, cosa vi devo dire, ragazzi? Stasera per noi è veramente una semifinale di Coppa Campioni. Purtroppo siamo arrivati a livello che per noi la Coppa Italia è vitale. Teniamocela stretta e cerchiamo di andare in finale nella maniera più assoluta, ragazzi. Abbiamo visto che anche ieri l'Inter ha perso in casa, quindi un sorriso ce l'ha strappato, che non gli può sempre andare bene, però vi ripeto, pensiamo a noi, lasciamo stare l'Inter, la Roma, pensiamo alla partita di stasera, ok? Non pensiamo agli altri, pensiamo a noi, ok? Pensiamo a noi. Poi, scusate una cosa, esco un attimo fuori dall'argomento che poi andiamo anche a vedere la formazione che metteranno, però la squadra la caricherò nel pomeriggio. Maldini in tackle, Ranić al posto di Pioli non è un allenatore da Milan. Oh, streghetta, il sordomuto ha parlato addirittura, cioè vuol farmi godere così una cagata che si è inventato sto giornale qua. Boh, andiamo a vedere pagina 8 e 9 addirittura, che non posso dire il nome del giornale perché sennò c'è anche la formazione, quindi comunque vedi, non ha due pagine. Cena con Agnelli, adesso qua Sarri non me ne frega un cazzo. Maldini, Ranić, non è da Milan, né Pioli prende fiato, vedrete chi siamo. E la Madonna, Stefanino nostro, Pioli! Prenderemo fiato e vedrete chi siamo.
Cioè, praticamente questa qua è una sfida che lancia Stefano. Era ora che tiri un po' fuori un po' di coglioni, che piglia schiaffi qualcuno. Allora, a proposito del suo futuro, Stefano Pioli ha risposto in modo molto saggio, con eleganza, come si muoveva sul campo. Non mi interessa, anche perché lo sa benissimo che è tanto un traghettatore che andrà via a fine anno, perché tanto Pioli andrà via a fine anno. Abbiamo tante di quelle partite da giocare e ancora tanti obiettivi per il football. Tanti obiettivi è una parola grossa, c'è la Coppa Italia e arrivare in Europa League. Non è che c'è tanti obiettivi, anche perché l'Europa League per colpa di qualcuno non l'abbiamo fatta, quindi... In effetti questa è una partita che si gioca e vola in massima parte al di sopra della sua testa. I piani alti di... Poi comunque secondo me veramente i giornali veramente arricchiscono veramente le pagine veramente di cagate che i siti lasciamo perdere addirittura, che qua addirittura ci sono youtuber che ormai sono diventati dentro la società, lasciamo perdere. E... un sogno o un rimpianto, Allegri ancora fra Milan e Juve? Io sinceramente vi dico la verità, se dovesse arrivare Allegri, a mio modo di vedere, Allegri, vi ripeto, non è lo stesso allenatore che ha preso quando è arrivato dal Cagliari al Milan, che ha vinto quello scudetto lì e basta. Cioè Allegri quando è tornato alla Juve ha fatto la storia, ha fatto due finali di Champions, è un allenatore come Guardiola adesso, come Conte, come Klopp, così. Quando diventi un top allenatore, quando vai nelle società, gli chiedi i giocatori. Cioè, punto, l'ha passato già quel gradino lì che, tipo, per dirti, uno Juric adesso al Verona, a me piace tantissimo. Se dovesse andare in qualche grande squadra, tipo il Milan, l'Inter, la Juve, e dovesse vincere qualcosa, anche lui passa quel gradino lì. Quando passi quel gradino lì, puoi importi, quando vai nelle società, a dire, ok, io, oltre che voglio una marea di soldi, voglio anche un bel borsellino pieno per comprare i giocatori che chiedo. Naturalmente sono pochi gli allenatori in Europa che si possono permettere di fare questo tassello qua. Sono veramente molto molto pochi. Quindi Allegri adesso è uno di quelli, ha fatto due finali di Champions anche se le ha perse. Quindi può permettersi... Quindi, se non cambia veramente qualcosa a livello societario, la vedo molto dura che Allegri venga e faccia come Pioli, che si metta lì e dica sì, 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 no, va bene, la campagna qui, sì, oh, grazie Ibra, ok, ma solo Ibra però sì, sì, l'importante è che tengo la poltrona stretta, però sì. Invece Allegri non gliene frega un cazzo, sono quegli allenatori lì che ti mando a fare in culo a te e domani in un'altra squadra perché tanto mi vuole mezzo mondo. Quindi non lo so io se questa cosa di Allegri, queste voci, queste cose qua sono veritiere su Allegri. Perché o cambia veramente la società, se no, se non gli dai un pacchetto giocatori che lui desidera, col cazzo che questo qua ti viene, perché questo qua vuol vincere. Questo qua punta a vincere con una squadra la Coppa Campioni o quei trofei lì. E comunque, cari juventini che avete criticato tanto Acciughina, come lo chiamate voi, giocavate molto meglio con Allegri che con Sarri, che fate cagare, scusatemi se ve lo dico, non è che lo dico io, lo dite voi, lo dite pure voi, non è che lo dico io, me lo invento io, lo dite pure voi, perché sono gli altri youtuber della Juve, mica sembra che non vincono da 20 anni. Cioè io molte volte sono entrato in live di alcuni tipo malati zebrati, tipo con Max e Legion Fe, con Max e così è. Cioè, gli ho detto, ragazzi, ma perché vi lamentate? Io allora mi dovrei impiccare, subito mi hanno mandato la cosa che mi hanno invitato in una loro live, gentilissimi e carinissimi, fra l'altro. Cioè, gli ho detto, ma scusa, ma se voi vi lamentate di questa della società che avete, io cosa dovrei dire? Che non ce l'ho neanche la società. Cioè, mi sembrate un po' esagerati. Comunque, che criticavate Allegri, cioè, Sarri sta facendo, secondo me, molto peggio, ma molto peggio proprio sul piano del gioco. Perché comunque con Allegri, l'avviso, secondo me, giocava meglio. Comunque, andiamo a vedere la formazione. Allora, Donnarumma, il Gigio. Calabria a destra. Peggio che andare di notte, prendere un terzino no, Kier, ma Musacchio dove cazzo è? Musacchio, no, Musacchio è ancora in panca. Ma ha problemi, che cazzo c'ha? Li preferisce questo qua Musacchio? Ma l'avete visto Kier che va due allora? Che l'ultimo gol di Lukaku non è neanche saltato di testa perché era cotto, stracotto era. Non è neanche saltato. Vabbè. Poi abbiamo l'Alessio, che per me, ultimamente, non mi sta piacendo per un cazzo. E stanno venendo fuori tutti i suoi limiti. Ci abbiamo il Teo, ci abbiamo Benasser, ci abbiamo... ci abbiamo l'Ante. Ci abbiamo la stessa formazione che abbiamo avuto contro l'Inter, soltanto che ci sarà Calabria invece di Conti.
non mi sento di dire via un cesso per un altro, perché per me Conti deve giocare con la difesa 3, anche se secondo me non è più il giocatore che abbiamo preso dall'Atalanta, che a me piaceva tantissimo, però vabbè, cosa dobbiamo fare? Dio mio. Allora ragazzi, io sono, oggi pomeriggio inizierò a pensare che finalmente c'è un'altra battaglia, quindi caricherò la squadra da oggi pomeriggio, ok? Adesso abbiamo visto un po' di notizie, ci teniamo questo video, ci rilassiamo con questo video qua, che poi oggi pomeriggio voglio scatenare l'inferno, ok? Un bacio a tutti quanti ragazzi. Raduno il 21 marzo, scrivetemi via mail, vi lascio qua sotto in descrizione tutto quanto, ve lo continuerò a ripetere fino al 21 marzo. I posti per il pullman sono limitati, ok? Vi scrivo in privato i prezzi e tutto quanto. Ci sarà un pullman che parte da Torino, arriva a Milano, scende a Milano, caricherà sulla gente di Milano e arriverà fino a Negrar. Vi riporterà a casa tutti quanti, così almeno potete andare a casa belli, contenti e felici. Farò tutte le foto qua dentro il magazzino con tutti, a uno facciamo le foto qua dentro il magazzino, che voglio veramente che sia una serata veramente speciale, al di fuori del risultato di Spal Milan, voglio che sia una giornata speciale. Ci sentiamo dopo ragazzi, che carichiamo i nostri ragazzi. Ciao.